Tizio, facciamo gli auguri al Rimini Calcio, dai. Facciamo gli auguri al Rimini Calcio, ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la trasmissione Sport Up. Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo. E allora, e andiamo ragazzi. Come è andata? Pareggio beffa per i Rimini, rimediato nel finale, dolore atroce per il Fiorenzuola che subisce il colpo del KO da Re Ambrosini, colui che tra vari infortuni non ha potuto mai esprimere al meglio il proprio talento. E chissà se ora la tifoseria biancorossa metterà con questo regalo di inizio anno quel gesto l'attaccante rivolto qualche anno fa nel dimenticatoio. Ma viviamo questa splendida partita minuto per minuto. Rimini col 3-4-1-2 annunciato in vigilia, Righetti non rischia a Ciccarevic dal primo minuto affidandosi ad Arlotti, in attacco prima dall'inizio per la coppia tra Ini e Bonaventura. La novità è l'impiego di Viti come quarto under e non di Variola, con Valeriano e Montanari a centrocampo. Out Righini per squalifica, Fiorenzuola senza i suoi leader di centrocampo, Mazzotti e Cosi, entrambi squalificati. A quarto, primo corner per i Rimini, Arlotti calcia da sinistra, Vagge, S e con qualche affanno smanaccia. Al sesto, buona palla morbida di Collodella, servire in area Bigotti, numero 10 del Fiorenzuola cerca la girata al volo senza però coordinarsi in modo efficace, da posizione molto favorevole. A nono, il Fiorenzuola perde palla solo a proprio tre quarti, Bonaventura defilato sulla destra apre in area per l'inserimento di Montanari che con il destro calcia alto. All'undicesimo, Arlotti sulla sinistra rientra sul destro e pennella in area, perfetto taglio centrale di Viti che però da posizione molto favorevole all'altezza del dischetto colpisce di testa debolmente. Vagge si tuffa sulla sua sinistra e blocca senza problemi. Al tredicesimo, prodezza di Scotti, il Rimini sbaglia un disimpegno in uscita, Boscio dal limite dell'area calcia di destra a giro cercando l'angolino lontano alla sinistra del portiere che con un balzo vola e devia in corner. Montanari al 37esimo spreca con un sinistro velitario una punizione battuta corta da Arlotti, squadra a riposo sullo 0-0. Nella ripresa, 47esimo, Fiorenzuola vicinissimo al gol. Perrotti accelera da posizione defilata sulla sinistra, sfiora il palo con un velenoso diagonale. Al 65esimo, Perrotti lancia Boscio. Prodigioso recupero di Viti che con una diagonale difensiva toglie la palla dai piedi dell'attaccante. Al 75esimo, rimpallo su Guglielmi. Favorisce Bonaventura che a tu per tu con Vagge viene però anticipato dall'uscita bassa tempestiva del portiere rossonero. I Rimini cresce in questo finale di gara. All'83esimo, Ghiebre scappa via sulla sinistra, contatti in area con Contini. L'esterno biancorosso va a terra ma l'arbitro non ci casca e lo ammonisce per simulazione. 92esimo, Ciccarevic verticalizza per Simoncelli che allarga a destra per Ambrosini, l'attaccante va sul fondo e crossa, Benedetti respinge corto di testa, Ciccarevic in area calcia di destro e sfiora il palo alla destra di Vagge, comunque sulla traiettoria. 93esimo, arriva il gol del Rimini dopo che la difesa del Fiorenzuola si era rifugiato in corner, proprio dal corner battuto dalla sinistra Ciccarevic scambia con Guglielmi e pennella un assist al bacio sul secondo palo, Ambrosini schiaccia di testa beffando Vagge, Rimini in vantaggio premiato il forcing finale, ottima l'intuizione di Righetti di inserire Simoncelli che ha tenuto sotto pressione l'intera difesa avversaria, finalmente i biancorossi possono urlare la propria gioia. Al 94esimo, dopo 4 minuti di recupero, i Rimini crede fino in fondo alla vittoria e porta a casa 3 punti meritati, la differenza la fanno le panchine, i cambi degli ultimi minuti Simoncelli e Ambrosini sono decisivi per non parlare di quello di Ciccarevic. Il Rimini ora è la nuova capolista del girone D, a +2 proprio sul Fiorenzuola, strada spianata verso la Serie C.